Pensa se ci farete la cortesia di stare questi 20 minuti con noi, o mezz'ora che sarà, insomma. Innanzitutto ci presentiamo. Io sono il Paggio, vengo da Bagnacavallo. Mentre io sono il Pello, vengo da Celle di Faenza. Piacere! Ma pensate un po', veniamo fin dal 1214. Ti è ben detto, ripeto, 1214. Guarda come si riporta bene, guarda che fisico. Guarda che piroetta, guarda me che corpo tornito. Duro, sciolto, che gambe lunghe che tocca fino a terra. Ma venna, hai visto delle altre delle gambe così lunghe arrivare a terra? No. Però per arrivare... Perdonatemi. Però è così in forma. Così in forma la nostra età non è un dono del Signore, no. Abbiamo dovuto seguire pedissequamente tre regole quotidiane. Che ora per il ben che vi vogliamo... E soprattutto Ravenna che ha un piede più di qua che di là, mi sembra di vederlo. Anche se con quel giallo per me li ha già tutti e due di là, però non diciamo. Andiamo a denunciarvele. La regola numero uno, alimentazione equilibrata. Quindi non quelle porcherie che vi danno, quelle birre. La paella artigianale. Con tutto molto strada. La regola numero due, ginnastica tutte le mattine. Che guardare la partita della TV non è ginnastica. No. E la più importante di tutti, la regola numero 3, astensione e castità. E lì secondo me 600-700 anni ci può arrivare. Basta che mangi un po' meglio, meno piedine, meno capelletti, capito? Detto questo, ci sei solo tu dello spettacolo di oggi, quindi conosci già il potere che vogliamo darvi. Questo ve lo facciamo. Vogliamo fare una cosa così interattiva da permettere addirittura a voi, pubblico, di interrompersi a un certo momento. Cioè, nel senso, noi sappiamo che siete un pubblico abituato... Tu, mangiateli tutti! Comincia a calarvi la palpebra, interrompi il film e vi dà la pubblicità. Bravo, rifiatate quel neurone, torna in circolo e siete pronti per il secondo film. Noi, apro una parentesi, tutti assieme al nostro tre, urliamo in là... Basta cane, ok? Forse in là perché la voce ha una direzione. 1, 2, 3. Basta cane! È vero che l'uomo in cima alla piramide, cioè riconosce il adesso no, bisogna. È lontano. Allora dicevi la pubblicità, la TV fa questa cosa, la mente rifiata, respira. Esatto, e quindi dopo siete pronti per il secondo tempo. Allora la stessa cosa. Quindi in qualunque momento siate stanchi, deconcentrati, volevate respirare, alzate il braccione destro e con voce tonante gridate. Pubblicità. Noi qualsiasi cosa stiamo facendo, fossimo anche un doppio salto mortale sulle statue a camminare, ci fermiamo lì e vediamo la pubblicità. Vogliamo fare una prova? Facciamo una prova, visto che lui ha già visto le prime due, partiamo dalla terza. Ok, allora, guarda, quell'uomo, bravo, pubblicità. Più forte, così c'è la voce da... Pubblicità, non respira. Ok, signori, hai passato i 90 anni, ti manca un rene, un fegato, un polmone, mangi solo il semolino. Hai un colesterolo che ucciderebbe un elefante? E che ti frega? Schiatta! Schiatta, risolvi i tuoi problemi. Schiatta! E ritroverai i vecchi amici. Questo è un po' duro da mandare giù. Basta cane, per piacere! Al 3, hai rotto il cazzo. Non si può dire. Però l'ha rotto, però l'ha rotto. Dai. Dateci una mano a battere il ritmo di questa canzone. Sciù le mani! Mani in alto! Dai, non sono Equitalia, dai, evasione totale che non sei altro. No, la signora aveva proprio fatto così. Sì, sì, vi do tutto. Vi do tutto. Pronti a batterle? Tutti vicini a lui. 5, 6, 7, 8. Ti disgusto,
una saga di alti di Ricci Maria. È il momento in cui tu dovresti presentarmi e fare delle giocolerie della Madonna che obiettivamente tu hai visto prima. Quindi ora vado a presentare. Torna indietro. Vieni lì. Vado a presentare. No, no, non me la scelto. Perché non te la scelto? Non me la scelto perché c'è un pensiero che non mi lascia libero nel cervello. C'ho ancora quel pensiero da 8-5 anni che c'è. Dubbio atavico! Allora, gentile popolo di Modena, volete aiutare il Paggio a risolvere questo problema? Sì. Che bastardi che siete. No, no, ci sono tutti Modena. Sono l'unico di Modena. Bravo, c'è un buco qui in mezzo. Ecco, grazie. Signora, sia uomo. No, no, sia uomo, no. Più busso, ma vabbè. Però seguite questo, ehi sposo, stai lì. Qua. Seguite il ragionamento. Siamo nel 2017? Sì, questa era quella faccia. Siamo nel terzo millennio? Sì. Bravo, primo millennio. Secondo, terzo millennio, più facile di così. Però nonostante questo, venite. Siamo nell'epoca delle comodità. Ah, certo, sì, siamo nell'epoca delle comodità, no? Voi tutti ci avrete, che so, l'acqua calda. Ce l'hai? Ah, la usi poco però, no? Va bene. No, ce l'hai il macchinone? La voglia! Il computer! Esiste! Come lo usi? Male. Secondo me, per esempio, loro due l'hanno usato per chattare e incontrarsi. Con la barba, la prima volta gli hai mandato la foto di Brad Pitt dopo i 7 anni in Tibet. Poi vi siete incontrati al buio, sono venuti i bambini, addio. Sei maggiorenne, vero? No, perché delle volte. Appena 18 anni un giorno. Però nonostante questo venite qui a vedere i giullari medievali che fanno gli spettacoli medievali e rievocano i bei tempi medievali. Allora noi ci chiediamo, ma voi qui oggi pomeriggio che cacchio ci fate? Ci prende il dubbio che del medioevo abbiate l'idea idealizzata? No, veramente credete che il medioevo, quel periodo storico dove il cavaliere sprezzante del pericolo sul bianco destriero andava a uccidere il drago per liberare la dama dei suoi sogni? Voi forse davvero pensate che il Medioevo sia quel periodo storico in cui l'uomo si gonfiava il petto delle liriche del dolce stil novo per dedicare poesie d'amore alla donna dei suoi sogni? Ma il Medioevo era un posto brutto in cui... Noi c'eravamo nel 1200, si ricorda signora? Quando andavamo alla materna assieme. Nel Medioevo, altro che le malattie moderne, la zika, la SARS, l'ebola, il matrimonio, no. Era sufficiente un banale raffreddore. Che tempo? 5 minuti. Ravenna, ci vai in muto ogni tanto? Ravenna c'è nato. Ce l'ha direttore. Ma mai lavorato un momento. Nel Medioevo si guardavi con gli occhi storti la guardia del re. Altro che i processi, ti infilzava sul posto direttamente. Mica come adesso che ci sono i tribunali. Tempo 5 minuti, mo è tutto risolto. Sì, Tu che hai un po' la faccia del gastolano, nonostante la moglie carina, forse sarà per ammettilo che un paio di pendenti penali ce li hai. Baggio, non offendere il signore. Sì, ci vede, no, al massimo ci avrà un pendente penale. E due pendenti scrotali. Poi la cosa più incredibile è che nel Medioevo, se volevi usare, che ne so, le strade pubbliche, pagavi le tasse. Volevi aprirti un'attività in proprio, pagavi le tasse. Eri il proprietario della tua casetta, pagavi le tasse. Mica come detto, ecco, che le tasse le hanno cancellate, diminuite. No, quello è rimasto uguale. Perché le cose belle non cambiano mai. La storia è una ruota, sono i ascolta, che è cultura questa, ascolta. Esatto. Perché sennò dopo, se non ti ascolti, sai che cosa succede? Che giochi con Peppa P, diventi grande, diventi scemo e voti Matteo Renzi. che già scusate, grillino, ad averlo votato, ci sarebbe stato proprio, non l'abbiamo neanche votato. Dicevamo, sto preparando la reazione per tutti, l'ho battuto la volta. Dicevamo, fare come una ruota, a te ti sembra di andare avanti, invece blick, torni nel punto della partenza, capito? Fra l'altro lo dicevano anche gli antichi, i quali dicevano melius stabat cum peggius stabat, cioè si stava meglio quando si stava peggio. È una legge di natura che gli scienziati moderni hanno riscoperto, tutto in natura torna alla sua origine. Facciamo un esempio. L'universo esploso si è sempre espanso e un giorno si contrarrà. Allora il tempo che è sempre scorso in avanti comincerà a scorsere all'indietro. E allora anche tu ritornerai bello.
E anche tu, Ravenna, ricomincerai a far l'amore. Speriamo, è un augurio. E anche il signore lì dietro con tanta barba e poca cute capellute. Poca. No, mi dispiace, ma per lei non c'è più niente da fare. No, volevo dire, lui torneranno i ricci fluenti in testa. Certo, padre, ma che discorsi fai? Ma lo sanno tutti, lo sapete tutti, no? Che si nasce senza capelli. E senza capelli si muore. No, 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 no. Non siamo mica qui a portargli sfortuna. No, al contrario, noi siamo qui a portarvi gioia. Sì. Siamo qui a dirvi, rallegriamoci. Di più. Gaudeamus. Gaudeamus. Vabbè, Napoli, diciamo. Napoli, sì. Russia. E quindi il figlio dove è stato concepito? In aereo? A Monaco di Bavia. Sopra la Polonia, in Cracovia. Se volevi andare da Modena fino a Napoli, dovevi aspettare mesi che un carretto ti desse un passaggio. Poi erano carri scomodi, puzzolenti, si rompevano spesso. Bene che andava, ci mettevi 8 mesi ad arrivare a Napoli. Sempre che nel tragitto non ti rubassero la borsetta. Poi si sono inventati il treno. E finalmente abbiamo avuto un mezzo veloce, economico, puntuale. Ma si stava meglio quando si stava peggio. Ed è per questo che Trenitalia fa apposta a far andare i treni come i carretti medievali. Allora li fa rompere proprio in aperta campagna, dove il passeggero per 18 ore si guardi il panorama dal finestrino. E la parola treno ritrova il significato originario. È comodo? No. È conveniente? No. È puntuale? No. Da cui il nome? Il treno! Brava! Ma noi ci rallegriamo! Di più! Gaudiamo! Gaudiamo! Bene, ora attenzione che vi fanno una cosa molto bella. Però nel farla ve la raccontiamo anche. Dovete sapere che quando eravamo giovani noi, sempre nel 1214, giovanissimi, cioè, appena sfornati, l'igiene personale nel Medioevo era un concetto difficile da affrontare, da risciogliere. D'altra parte sapete tutti che il sapone il sapone è stato inventato molto, ma molto tempo dopo, no? Durante la seconda guerra del mondo si preparano. E quindi voi vi chiederete, ma nel Medioevo come si lavavano? Semplice! Non si lavavano. Allora voi vi chiederete, ma nel Medioevo come facevano a togliersi lo sporco? Tramite abrasione. Cioè prendevano dei sassi grossi, ma anche della ghiaina, ma della carta vetrata del 2, si la strisciavano, così assieme allo sporco ti toglievi anche uno strato di pelle. Che oppure cosa facevi? Optavi per un cambio d'abito all'anno, quindi tenevi addosso i vestiti 6 mesi, lasciavi a marinare, te li andavi a togliere e veniva via automaticamente. Primo strato di pelle, così. Perdevi lo sporco, perdevi qualche chilo, perdevi gli amici, una cosa. Che ma, volte era meglio. Ma c'erano alcuni fortunati che avevano accesso a metodi naturali di detersione, come si dice? Sì. Di pulizia. E noi clerici vaganti siamo stati gli scopritori di uno di questi, ancora in voga oggi, no? Mi ricordo il re ci chiamò, il re al quale era rimasto ormai solo l'ultimo strato di pelle e la stabilità del regno era in pericolo. E ci disse, clerici vaganti, trovato un nuovo metodo naturale, accettate la sfida? E noi dicevamo sì, mio signore, anche perché se non l'avessimo fatto i vecchi. Oh, bellissimo il cammino di Santiago, che tutte le mattine cammina dal letto alla tetta di Belè. No, no, quel Santiago, vediate, Santiago de Compostela là, verso Finisterre, dove finiscono le terre. E allora è vero, ci siamo messi in queste lunghe praterie, abbiamo camminato fra peschi, kiwi, uva, e poi il passaggio a livello, l'autostrada, la via Emilia, abbiamo incontrato Stella. La via Emilia. Ma porco! Oh, che coglioni, ma ci eravamo sbagliati! Anziché andare verso Santiago, a Genova, abbiamo girato in qua, a Sassinista, e quindi dove ci siamo trovati? A Cervia. Sì. Alle saline di Cervia, sull'Adriatico. Di più, alla salina Camillona, la più bella, le saline di Cervia sono famose perché
sempre lì sulla dirata ci sono questi monaci molto poveri, sì, ci vestono poco, hanno questi abiti, praticamente sono senza abiti, sì, che se li dai 50 euro ti ritolgono anche a te, capito? Vieni con me che per la conversione ti do 50 euro. Allora, libera un attimo lo spazio e allora noi è o come non è, praticamente ci siamo, stati folgorati e ci siamo immersi nella salina Camillona assieme a uno di questi monaci. E allora abbiamo scoperto le proprietà del sciale di cerio. Questo è sciale, normalissimo sciale. Se c'è qualcuno che ha un panino ne vuole un po', glielo diamo tranquilli. Non garantiamo sul sapore finale, però. Ne mettiamo un po'. Allora preso, esatto, un pochino di sciale della salina Camillona di Cervia, unito all'acqua stessa, perché è questa miscela enorme, no? Sale di Cervia e acqua del salino, ce, non c'è ce l'acqua. L'avete in imbuto? No, l'acqua ce l'ho, ce l'avete in imbuto? Fare il buco sempre in imbuto, che in genere si dovrebbe. Tu mi garantisci che è possibile, vero? Sì, tu hai detto io l'ho fatto senza imbuto, bravo. Come sta? Si è messo molto? Hanno detto qualche tentativo poi. Guardiamo. Oh, che non sia mai che dopo pensano che trattiamo della roba pericolosa. No, 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 questa qui è tutta roba che potete acquistare anche voi. E ora unendo un po' di acqua della salina Camillona al sale di Cervia si ebbe il ormai non c'è, mi si avvicino più. Bravo, praticamente ci siamo trovati dentro questa schiuma purificatrice da cui nacque il famoso bagno schiuma. La cosa bella è che adesso lui andrà avanti per un quarto d'ora e voi non ci guarderete più. Esatto. La pubblicità. Mi piace. Bravo. Hai saltato l'appuntamento del mattino? Il panino con l'ampredotto si è piantato dallo stomaco, non vuol sapere di scendere giù. Oh, ma non preoccuparti, prima o poi ci andrai. Vedi molta acqua e lascia che la natura faccia il suo corso. Prima o poi ci andrai. La soluzione è dentro di te. È una cagata, eh? Confermi che dov'è che è l'unico che ha visto lo spettacolo stamattina? Ecco. Tutta roba diversa. Hai visto? Per te, l'abbiamo cambiato tutto per te. Cioè, hai capito? Cioè, anche se non ci ricordavamo i pezzi, l'abbiamo fatto per te. Quindi se vi è piaciuto, bene, se non vi è piaciuto è colpa sua. Ora, signori, prima di andare via, vi daremo le nostre cartoline gratis. Vi vogliamo però dire una cosa subito. Ci farebbe molto piacere se andate... Porca miseria, dov'è? Se andate su internet, ce l'avete internet? Sì. Ce l'avete Facebook? Sì. Allora, mi raccomando, quello medievale, con l'aiuto e il cricetto che muove. Cercate clerici staccato, la smetti di seguirmi, ciao. Questo è il pezzo migliore del spettacolo. Cercate clerici staccato vagantes, staccato paggio e bello. Io sono il personaggio più bello e mettete mi piace. Chi non ha Facebook o non vuole andare su Facebook può sempre cliccare mi piace sugli originali. C'è il doppio tasto, mi piace e condividi. Va bene, va bene, va bene, va bene. Abbiamo scherzato, abbiamo riso. Signore! Signore! Come vai ad accendere? Te lo ricordo subito. No, ce tutti? A Napoli, anche rubato. Ce l'hai? Io ce l'ho. Sì, ma me lo sta per dare la mora, ci posso... 347. Confermi che dov'è quello l'unico che ha visto lo spettacolo stamattina? Ecco. Tutta roba diversa. Hai visto? Per te, l'abbiamo cambiato tutto per te. Cioè, hai capito? Cioè, anche se non ci ricordavamo i pezzi, l'abbiamo fatto per te. Quindi se vi è piaciuto, bene, se non vi è piaciuto è colpa sua. Ora, signori, prima di andare via vi daremo le nostre cartoline gratis. Vi vogliamo però dire una cosa subito. Ci farebbe molto piacere se andate... Porca miseria, dov'è? Se andate su internet, ce l'avete internet? Sì. Ce l'avete Facebook? Sì. Allora, mi raccomando, quello medievale, con l'aiuto e il cricetto che muove. Cercate clerici staccato. La smetti di seguirmi? Ciao. Questo è il pezzo migliore del spettacolo. Cercate clerici staccato vagantes, staccato paggio e bello. Io sono il personaggio più bello.
e mettete mi piace. Chi non ha Facebook o non vuole andare su Facebook può sempre cliccare mi piace sugli originali. C'è il doppio tasto, mi piace e condividi. Va bene, va bene, va bene, va bene, abbiamo scherzato, abbiamo riso. Signore! Signore! Vai ad accendere, però il nostro. Dai, tutti? A Napoli, anche rubato. Ce l'hai? Io te l'ho. Sì, ma me lo sta per dare la mora, se posso... 347. Ma se con una luce così tieni quegli occhiali da sole? Cioè quando ci saranno, cosa, 38 gradi all'una del pomeriggio, che cosa fai? Ti metti come gli ermigeri, ecco. Non è d'altronde i vampiri, signorina? Ah, che bello, amo così tanto. Basta, non ti vuole. Scappa! Oh, fuoco! No, signore, è fuoco vero, quindi se cade, non so, i piedi dei vostri figli. Oh! Comunque, Paggio, diglielo che siamo assicurati. Oh, sì, sì, tranquilli, potete morire in pace che i vostri figli avranno. Vuoi vedere? Attenta, perché questo brucia. Non andate via, via, stai pronto. Non sappiate subito che vi regaliamo le nostre cartoline. Signore! Signore! Signori! Signori! Sono lieti di essersi esibiti qui per voi. Sono lieti! E vi salutano i clerici vagante! Grazie, grazie.